Ok, ci dovremmo essere in teoria. Fatemi controllare come al solito, direi di sì, ci siamo. Buonasera a tutti amici e bentornati e ben ritrovati su Slay the Spire. Stasera facciamo una serata molto tranquilla, facciamo una sfida. La classica sfida giornaliera che il gioco propone tutti i giorni. Ok? Non sapevo come metterla, come dirla, quindi va bene così. E premetto, probabilmente è molto probabile, ci saranno dei problemi di linea. Questo perché sono successi dei piccoli inghippi in casa e quindi diciamo che ho la connessione quella scrausa ora, ecco. Quindi potrebbe succedere qualcosa, spero di no, spero che vada tutto liscio, però nel dubbio siete avvisati. E per il resto, molto probabilmente il Sabba o Mondo dei Libri che devo fare domenica, forse non ci sarà, ma non per male. Vi dico già che volevo portare Italo Calvino, se era un Mondo dei Libri. Oh, volevo portare un'altra cosa che però quello non ve lo spoilerò in ambito archeologico, però avendo appunto problemi di linea non so e non voglio rischiare che queste live vadano perse o abbiano problemi tecnici, quindi preferisco fare una settimanella di only gioco e poi appena dovrebbe arrivarmi la linea decente di nuovo, decente, non dico buona, dico decente. Mi dovesse arrivare settimana prossima, un miracolo, la linea buona. Si fanno le live, quelle colpose, quelle pesanti, quelle noiose, quelle che non vi piacciono. Quindi sfida giornaliera. Ok, abbiamo sempre il nostro amatissimo robottino, Defect. Allora, abbiamo comincia la partita con 5 carte in colore, quella volta scorsa. I nemici normali offrono reliquie invece che carte, questa la volta scorsa non c'era. Occasioni mortali, le stanze punto interrogativo ora contengono anche Elite, ma hanno chance più alte di contenere tesori. Quindi può andare bene, può andare male, nel dubbio, giochiamocela. Vediamo cosa ci esce fuori. È tempo di una sfida. Va benissimo. Allora, metti in mano X carte in colore casuali, costa 0 questo turno. Trasmutazione non è male oggettivamente. Metti in mano 3 carte attacchi casuali dalla pila. Violenza pure non è male. Esaurisci fino a 3 carte in mano. Ok. Apoteosi, sappiamo tutti che è tanta roba. Potenzia tutto il mazzo per questo combattimento. Portamento, quando giochi 5 carte in un solo turno, infliggi 10 danni a tutti i nemici. Bene. Scusate se sembra che mi mangio il dito, ma più che altro mi sono graffiata e mi fa ovviamente un po' male, quindi faccio questioni. Conferito, andiamo. Allora, io vado per è tempo di guai molto grossi. Perché sto citando cose. Allora. No, non voglio esaurire nulla, voglio esaurirmi, che è diverso. Tanto facciamo un po' male, poi vabbè. Non so perché ho fatto una cosa del genere, non ha senso, però va bene. Eccolo il cracra. Buongiorno anche a lei. Da quanto tempo non sentivamo cracra? Ok, potenziamento e non c'ho tutte queste carte, ma forse sì. Ok,
Ok, sì, ok, perfetto. Ora quindi possiamo giocarci tutte le... No, perché non ho... cosa sto facendo? Cosa sto dicendo? Qualcuno può dirmi cosa sto dicendo, cosa sto facendo? Non lo so. Comunque, come va, signor Caello? Sto bene. Oltre io a far danni, come al solito. Dice che costa zero, vabbè. Ah, ok. Ok, oh, ok. Ah, beh. Ok, infliggo 12 danni, poi metto un globo, poi metto un fulmine, poi tutto male, lei? È un classico. E io sono stata per 2 giorni un po' così, un po' e poi litigate con mia madre, ma quello è un classico. Che fai? Che fai? Non litighi con i propri genitori? Ho avuto clienti e ho visto robe, tipo, non so fino a quando, ma penso fino a fine mese, non mi ricordo, c'è un'offerta per quanto riguarda le demo di Steam. Ho visto che sta uscendo tipo una nuova cosa simpatica di cosa sto facendo. Ok, tipo una nuova console che è sempre comunque è sempre la PS5 tipo, ma fatta meglio, cioè, non lo so, ho visto cose, però nulla di serio, ecco. Ma io non ho visto neanche cosa fanno sta cosa. Allora, Meridiana, ogni... Ti stai fermo, mouse, grazie. Ogni 3 volte che mescoli la pila ottieni 2 mana. Ago e filo, ogni inizio combattimento ottieni l'armatura. E vabbè. Vabbè, ho fatto... Vabbè, tanto... Niente. Fatto danno, ho fatto, non ha senso. Però dovrei evitare almeno di farmi male, perché almeno reggo botta. No, oggi Defect deve andare bene, non mi interessa nulla. Deve smettere di non fare una mazza nella sua vita e combattere. Allora... Allora, uno, due, tre, posso fare nulla, metto questa qui, la eliminiamo e niente. E muore. Il corriere, Topolino, ok. Allora, non so se lei è arrivato, signor Caello, sin dall'inizio o meno, ma comunque... i punti interrogativi possono avere elite, ma possono avere anche come percentuale alta, bruciano gli occhi, trovare tesori. I tesori comunque te li danno anche i boss, easy, cioè i nemici così normali. Scelga lei. Io come al solito faccio fare a voi della chat, cioè mi diverto così, a complicarmi anche la vita, se proprio devo. Sinistra, quindi il nemico normale. Giusto? Ah, perché mi fa male l'occhio? Oddio santo. Vabbè, devo avere qualcosa nell'occhio, mi dà una noia. Però vedete che mi diventa l'occhio rosso. Vabbè, penso sinistra sia il nemico normale, quindi andiamo nel nemico normale. Sì, ok. So. Allora, facciamo delle cose belle. Intanto, uno di difesa, due di difesa, uno di attacco. Dai, però, cioè, il fatto è che
Dobbiamo gestirci con le carte che abbiamo, perché non ci danno carte, ci danno tesori. Quindi io non posso andare. Cioè, è un bello svantaggio. Cioè, potrei prendere le carte soltanto se vado dal mercante, se no. Se no. Se no, zitto e pedala, come si dice. Vabbè. Potevo mettere apoteosi, però. Però vabbè. Fastidio! Allora. Ci sono attacchi, grazie. Ok, altro danno, perfetto. Buono pasto. Quanto ci fa? 15 punti vita dal mercante. Perfetto, mercante. Grazie per la cura. Ok, qua devo comprare tutto praticamente. Allora, quanta roba c'ho? Allora, elettrostatica. Ok, poi. Graffio. No, i soldi per lo scudo! No! C'era sotto quell'altro, non avrei mai potuto prendere. No! No! Però non me lo devi dire così, però. No! Vabbè. È andata. E niente. E niente. Che merda, vabbè. Ma io ci speravo. Allora, e che potenziamo? Sta fava, cioè, che faccio? No, ci sono rimasta male, volevo quella carta. Allora, elettrostatica, quando ricevi un danno, crei un fulmine, ok, ci può stare. Bah, creare due fulmini, potremmo potenziare questo. Qui. Qui 14 danni. Ma dovrei pigliare le 5 carte. Apoteosi? Ok. Ah, sì, perché me l'abbassano, non me lo ricordavo. Perfetto, grazie. Non ci avrei mai sperato in apoteosi. Ottimo consiglio. Thanks. Ok. Sì, no, ci sta. Ok. Guarda. Faccio un po' girare la sorte. Un po', cioè, tutte carte di M proprio, eh. Cioè, speravo nelle carte in colore, ma. Aggiungi alla mano. Ok, metto in mano questi. No, perché sono. Vabbè, ho fatto una cavolata nella mia vita. Spero che fossero. Vabbè, lasciamo perdere cosa pensavo che fossero. Allora, intanto questo. Poi. Ok. No, questo va di forza. Questo va di forza. Le difese sono abilità, quindi vai a fan 13. Comunque mi becco 4 da. No, 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 ho retto. Vero perché c'ho lo scudo. Chiedo scudo. Ok.
Ok. Allora, uno di difesa, due di fulmine, tre di scossa, quattro. E niente, comunque questo ora mi fa male, ma comunque ne ho fatti 5, perché non fulmine? Va bene. Gli ha fatto male o no? Gli doveva fare da... vabbè. Cosa è successo? Non ho capito, però va bene. Vabbè. Va bene, che devo dire? Niente, va bene, 5 danni, me li prendo, dai. Però muori. Ok, Nunchaku, ogni volta che giochi 10 attacchi ottieni mana. Oh, ok, quindi gli elite almeno ce ne danno le carte. One for all? No. No, all for one, quindi tutti per uno e nessuno per tutti. Infliggi 10 danni. Oh, difesa, queste sono tutte buone in realtà. Prendo questa, va, prendo di difesa. È una cavolata, forse, però non lo so. Essendo insicura, meglio aver paura che buscarne. Stivale. Ogni volta che un attacco infligge 4 o meno danni, non bloccati. O meno danni non bloccati, ne infliggi. Non ho capito, ma ok. Ok, non ho capito. Allora, questa cosa mi spinge ad andare per i punti interrogativi. Ta, elite qua, elite su, elite giù. Comunque un punto interrogativo lo devo come minimo fare. Questo qua è un elite, qua è un elite, qua è un elite, qua è un elite. Destre potenzi, infatti, cioè alla fin fine almeno lì c'ha il dubbio. Allora, nope. Potenziamento che potrebbe dare. In colori potenziate casuali, ok. Casuali, ok. Questo, ok, due fulmini. Io non me li ricordo. Elettrostatica, dici? O scossa, forse scossa. Scossa. Anche elettrostatica. Dovrei usarla di più elettrostatica. Che... vabbè. Perché elettrostatica me ne dà due. Scossa però è non pago. Quindi se poi vuoi fare la combo con la carta che se giochi 5 carte ti fa... Qual è? Aspetta, non mi ricordo. Ecco, quando giochi 5 carte... In un solo turno infliggi 10 danni a tutti i nemici. Quindi se io potenzio scossa e poi ho la possibilità anche col mana di poter giocare e riuscire a fare 5 carte, va da capirsi se potenziamento e scossa valgono come due carte. Quindi potenziamento vale come una.
Boh, proviamo, dai. Sì, quello sì. Ok. Armature a piastre e... Ok. Ok. Apoteosi, fatto. Apoteosi del basta, stavo per dire una cosa molto brutta da dire, quindi non la diciamo. Ok, ecco. Allora, innanzitutto uno, due, poi mi becco il... Sì, dai, rischiamo. Bomba. Ok, bomba, tic tac. Ok, avrei giocato 5 carte in teoria. Ah no, però non ho attivato la carta, ecco perché. Però ecco, se riusciamo a fare le combo di 5... Cioè, do per scontato che devo... Do per scontato troppe cose. Allora, 1, 2, ok. Difesa, difesa e un attacco. Così fulmini lo fulminano e stiamo tranquilli. Certo. Abbiamo un botto già di cosi, però non stiamo riuscendo a farci nulla. Ecco, uno. E qua però, allora. Uno. Due. Un, due. Niente, niente due. Dopo che riposi al falò, puoi aggiungere una carta al mazzo. Ok. Paura liquida. Un morto. Niente, è morto. Vicolo cieco. Potenziamo una carta dal mazzo. E allora a questo punto, come abbiamo detto prima, elettrostatica. Scossa va bene. Bello che il signore. Che te, tu scrivi mentre io sto facendo le cose, quindi è. No, non fa... se avessi qualche maledizione, ma non ne ho. Poi hanno detto che i punti interrogativi facevano qualcosa, non ne esce nulla. Allora, va bene. C'ho lo slime poi. C'ho vita da slime poi, va bene. Allora, facciamo una cosa. Mi sono persa! Wow! Mi sono persa! Che faccio? No, allora... Scossa? Va bene! Ti prego, dammi delle carte buone! Ok, allora... Apoteosi, mi sta bene. Questo che gli fa comunque 14 danni e non gli forse gli fa dopo. No, non ho capito, va bene. Ma io sto giocando, sto mettendo carte così, no? Ma non sto capendo. Non sto capendo come fare, cioè, è chiaro, è lampante, cioè, se giochi tre carte in più, perché prendi a turno, devi giocarne almeno 5, eccetera, eccetera. Ok, però non riesco a farlo funzionare, sto coso. Sì, no, lo so, ma io poi comunque non riesco a far funzionare, non so, sembra nata.
Ok. Scossa? Dai, almeno questo. Almeno questo vedrai, no? Allora, qui becchi un po' di danni, qua mi difendo. Purezza, non posso fare nulla. Me ne manca sempre una. Ecco! Vai a quel paese, me ne manca una. Sì, c'è il numeretto che scende. Sì, ma io sono comunque imbranata perché co io conto. Allora, ci sono delle carte che praticamente hanno degli effetti speciali. Perché io per esempio conto tutto. Però, boh, non lo so. Forse conto. Non so contare. Ok. Mi fai un danno, prendo un globo. Due globi perché giustamente si è rafforzato. E ora, se volessi fare la cosa, non me lo fa fare perché. Perché sì. Posso provare a fare questa combo che ho in mente, no, eh? No, eh? Va bene. Facciamo un riposino che siamo malati. Chiamiamo la bua. Ok, rumore bianco che è ottimo per dormire. Noi siamo malati e quindi ci sta. Ok, Madonna. Allora, apoteosi e che bel che l'è. Poi, ah, gli fa 20 danni invece di andare con trasmutazione che poi. Ma perché? Che schifo. Mi ha appena insozzato. Sto coso mi ha appena insozzato. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Me la fai la combo. Perché animale? Sono cinque, dai. Allora non sono, vedi che allora non sono. Ma perché sono quattro? Scusa. Non sto vedendo. Ah, non conta la. Non conta. Oh, ecco, ok. E io conto. Io contavo anche quella, giustamente. È una carta. Il gioco non è chiaro. Chiedo il VAR, qua c'è un imbrogli, qua imbrogliano. Vabbè, dai. Ok. Ok. Rumore bianco. Dai, ora lo farà. Ok, lo fa, ok. Cosa sta succedendo? Cioè, ok, no, vabbè, ok, però cioè, va specificato che praticamente vogliono, cioè non contano la carta iniziale. Cioè, non me lo dite, io non lo so. Ok. Ok, vediamoci queste due melme, grazie. Ecco, il fiore ci è utile perché così gli status delle melme ce li leviamo. Perché mi mettete debolezza? Sono debole già a me stessa. Ok, mettiamo la scossa. Mettiamo 15, ok, così tu muori male. Non ti faccio scindere, ma proprio no. Ma proprio no. Ah, sono. Non è. Va bene. Carta proprio uscita bene. Proprio una carta.
Da quando prendo ho tutto negli scarti e non... vabbè. Ma perché... Allora, infliggi danni pari al numero di carte nella pila. Pila. 11 carte. Infliggi 8 danni. Non sto capendo. Ma sono io... Oggi non è giornata, ragazzi. Sono oggettivamente stupida. Non ce la faccio. Oggi non è giornata di matematica per me. Non riesco a fare i calcoli. Allora, senti, io ho fatta imbottigliata 100-100, non me ne frega nulla della paura liquida, cioè, fatta imbottigliata è praticamente l'elisir della lunga vita. Dobbiamo buffarci buffer. O mescoli gli scarti? No, meglio buffer. Ci fa prendere da scudo. Dai, campanella. Ci becchiamo una maledizione così. Easy. E ci danno le squame. Va bene. Mano mummificata. Quando giochi un potere, riduci il costo di una carta casuale. Ok, poteri prendere sono tutti i poteri miei. Fossile a spirale. Previene la prima perdita di punti vita in combattimento. Ma nel primissimo combattimento o in generale? Ok, facciamo questa strada qua. Facciamo la strada con i rabarbari. Che tristezza. Sarà una cosa culturale, culturale. Signor Cael, si ricordi, è sempre tutto culturale. Ma guarda, ma proprio... Nope. Non me lo rifà? Ok, non me lo rifà. Ma non è abilità il coso? Vabbè. Comunque, sempre mi faccio male perché mi sembra giusto. Però almeno c'ho le spine. E si sa, con le spine ci si fa sempre male. Poteri. Ah, poteri, vabbè. Abilità, poteri. Poteri, abilità. Ok, devo prendere poteri, va bene. Me lo dimentico. Io ho un problema, io non sto attenta. Ok, vai. Cosa sto combinando? Io mi chiedo sempre, ma cosa sto combinando? Perché sto facendo queste cose? Soprattutto, perché? La domanda di tutti, perché? Ok. Se non in questo turno, ma... Vabbè. Prossimi turni magari tiriamo sta roba perché giustamente il gioco non vuole contare una carta. Il gioco non gli piace la matematica e vabbè. Ok. Scossa, blocco, tanto è gratis, poi apoteosi, ma sì, tanto, ecco, tanto è la difesa, difesa su difese, va bene. Ma che è che mi luccica qua? Se non giochi attacchi nel tuo... Ok.
Io questa cosa che lampeggiava, flickerava, non capivo che cosa era, mi stavo pigliando a male. Ok. Scossa. E ormai a fine di fare sto gioco, no? Fra un po' parlo col gioco, cioè lui deve capire che io non sono capace, quindi. Vabbè. Vediamoci la campana del malaugurio, vai. Ok. Va bene, uno, due, e almeno ci siamo levati di torno. Pennino, ogni decimo attacco infliggi danni doppi. Non posso prendere nulla perché mi sa che devo iniziare. Oh no, oh no. Vabbè. E niente, è andata. È oggettivamente andata. Cracra! Cracra! Niente. Non voglio buttare via nulla. Oh, ma aspetta, questi si ammazzano da soli. Si ammazzano da soli? Bene. Non devo fare nulla? Che dire, sono rimasta scioccata. Ok, PS cioè sì, vabbè, loro due, simpatici come qualcosa che non dirò. Mal di pancia, mal di pancia. Veramente un mal di pancia, sti due. Andiamo ad ammazzare il coso. Giustamente non riusciamo a per uno a fare la combo. Sì, perché fa. Ah! Che attacco è? Ti vergogni? Un attacco anche stupido. Ok. Ok, niente, va bene. Vabbè. Fa male il fianco. Iniziamo a consumare un po' di cosi, vai. Che se no. Ti prego, buttalo giù. Ecco, almeno non abbiamo il tipo che lo cura al colosso qua. A Mister Serpente. Ma guarda. Ok. Ok.
Ok. Cosa sta succedendo? Sta andando in loop questa partita. C'erano cose. Vai. Volevo una cosa figa, ma non è successo niente, quindi va bene così. Fiore felice, ogni 3 turni. Ma quanto mana mi sta arrivando? Che non mi sto neanche accorgendo di stare usando in realtà. Ok, 2 focus, che per il nostro robottino è tanto. Ovviamente il mercante. Potrei prendere il waffle. Vediamo un po'. Entrata d'effetto, infligge 8 danni. Ok, a tutti i nemici. Questo sarebbe simpatico per poi le melmine di Melma. Le melmine di Melma, ricordiamo. Allora. Waffle preso. Poi c'è questo c'è. Sì, mi serve per la vita. Guarda, sono le 10 meno vabbè, 42, non è 42, non c'ho voglia di dirti di preciso l'orario. Senti, io questi 2 li prendo perché so già che poi con le melmine ci troviamo nei guai. Prendo anche questa e pazienza. Sono carte che ti colpiscono tutti i nemici. E dato che noi poi abbiamo io ho quelle melmine. No, diceva che orario è. Oh, è che non so leggere, sì, no, non so leggere. Non sono oggettivamente capace di fare le cose. Vai giù. Direi che ho una bella collezione di calciatori panini sopra lo schermo, con tutti ste reliquie, cioè la collezione. Ok, tu ora ti fai male, tu facciamo così, tu facciamo così, non posso fare altro, però intanto un minimo ci difendiamo. Che ora farà? Ah, ti maledico! Ora non puoi usare più le difese, tu porca miseria, non posso più usare le difese. Ora non posso usare niente abilità, non le posso più usare. Io le uso comunque, perché sì, perché è giusto così. Ok, non so cosa fare. 1, 2, 3. Cosa sto facendo? 4. C'ho ancora le carte? Sì, ok. 5, 6. Campana, non posso farci nulla. Inizia a bafferare. No, l'avevo detto, purtroppo problemi di linea. Ok. Ok.
Qualcuno doveva pure ammazzarlo, no? Cioè, a un certo punto c'erano carte su carte che apparivano a schermo e boh, qualcosa lo ammazzerà prima o poi, no? Perché io gioco così, prima o poi dovrà morire. Vabbè. Io mi riposo, tanto c'è il falò poco, cioè vicino. È pesante il buffer? Purtroppo non me ne rendo conto perché giustamente. Ok. 1, 2. Ti prego, gioco. Eventualmente se è troppo pesante facciamo che arriviamo fino a poco prima del boss e facciamo prima parte e seconda parte. Si può fare anche così. La facciamo così un attimo che almeno arriviamoci, però cioè provo ad arrivarci. Vabbè, non posso farci nulla con questa, quindi. Tutto a zero. E vanno giù. I nemici vanno giù come meraviglie. Carte potenziate. In realtà siamo messi anche peggio di prima, però vediamo un attimo la mappa. Più lunga delle altre, ho forse un'impressione. Curiamoci. Invochiamo il primo globo. Abbiamo soltanto elettrica, come cosa. Dai. Ossobuco, se i tuoi punti vita sono al 50% o meno, a fine combattimento guadagni 12 punti vita. Ok, allora, entrata d'effetto, scossa, elettrostatica, laserone e direi questo. Prendiamo l'attacco, le altre due, vabbè, possiamo anche giocare, ma non servono a nulla. Iniziamo a fargli male a sto serpentone.
ma ciao, buongiorno mondo. Oddio. Che ricordi? Che ricordi? Ok. Ok. Difesa. Raggio laser. Abbiamo ancora un po' di difesa. E via. Oddio santo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 e niente. Pesce cerimoniale. No, pesce di ceramica. Quando aggiungi una carta al mazzo, ottieni 9 di oro. Ok. Ok, entriamo ad effetto, gli facciamo un po' male. Ok, uno è andato, ci difendiamo e niente. Purtroppo non posso fare praticamente nulla, perché questo si difende e quello che levava la difesa l'abbiamo perso. La carta che levava la difesa. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5... E non ho altro, quindi via. Blocchiamo 6. Di nuovo i due? Ah, simpatici. Ok, 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 ok. Otteniamo un focus e... Mi chiedo perché non ci ho mai fatto caso ora che vedo tutti questi queste difese, no? Tutte queste difese. Vabbè, queste reliquie. Ma ci saranno alcune che si contrastano come effetti? Penso proprio di sì. Sarebbe molto figa come cosa se ci fossero. Ok. Ok. Signor Caello, si riesce a capire un minimo quello che stiamo facendo o... Ah, purtroppo non posso vedere. Mangio un po' le mani. Ok. Più o meno. Ok. E
Sì, manca l'ultimo, quest'ultima piantaccia di melma, la buttiamo giù e ci fermiamo. Più che altro volevo arrivare almeno al boss. Cioè, o comunque vicino al boss, per quanto mi era possibile. Tanto con tutta sta roba. Il problema è, se noi ci fermiamo, la partita me la salva? O è automaticamente game over? Perché sono sfide giornaliere in teoria. Vabbè, eventualmente è stata una delle partite più belle che ho giocato, quindi. Madonna, che schifo di carte! Dai. Tanto non uscirà mai. Ok. Salva esci. Sei sicuro? Il progresso viene salvato. Ah, ok, mi permette di salvare e uscire. Ok, è una partita giornaliera, non immaginavo in realtà, eh. Top, ragazzi. Va bene. Va bene così. Oh, siamo riusciti ad avere una collezione infinita di. Penso fra un po' che li pigliamo tutti le reliquie. Quindi ci sta. E a sto punto continueremo la partita domenica. Se tutto va bene. Io ringrazio chi ha visto, il signor Caello, tutti voi altri. Ringrazio te, Kyle, perché ti ho visto in chat, ecco. E buona. Chiedo scusa per i problemi tecnici, non dipendono da me, però ci sono sempre. Notte a tutti, alla prossima. Ciao ciao.